Marco Calvaresi, imprenditore di successo nel settore turistico. La domanda però è d'obbligo: nel caso lei venisse eletto, come pensa di evitare il rischio che insomma è prevedibile che ci possa essere un conflitto di interessi magari fra lei che è un imprenditore turistico che opera sul lungomare, negli alberghi, così è un ente come il Comune che ha un potere normativo su questi ambiti, quindi lei come pensa di... Ma nessun conflitto di interessi, anche perché... E precedentemente dove sono stato comunque ho sempre cercato di agire per l'interesse comune e mai per quello personale. Poi in un paese dove comunque il capo del governo è un signor Berlusconi, quindi il conflitto di interessi a livello così locale non esiste proprio. Lei prima diceva che si è messo da parte dalle cariche in Confindustria, giusto? Sì, mi sono messo da parte le cariche Confindustria, regionale, provinciale, nazionale e soprattutto dalla Fondazione Cassa di Spagna, perché mi sembrava che non fossero, diciamo, conciliabili con l'impegno che mi sono preso. Le volevo fare una domanda che anche molti lettori di rivieraoggi.it si fanno, cioè lei, diciamo, ultimamente ha un rapporto un po' critico con il nostro giornale perché si è ritenuto insomma toccato da alcune critiche che abbiamo fatto a delle iniziative della Proloco. Ora la domanda è: se lei fosse sindaco un giorno e noi come qualsiasi altro giornale ci trovassimo a criticare insomma delle sue iniziative, delle sue scelte, delle sue dichiarazioni, si comporterebbe nello stesso modo oppure magari, non so? Il giorno che dovessi diventare sindaco inviterò sicuramente Anselmo Perotti a pranzo per farci un bello spaghetto alle vongole. Magari anche per chiarire che comunque il ruolo di una stampa libera è anche quello di essere da pungolo, giusto? Magari possono anche venire delle idee giuste per chi amministra o no? Ma guarda, io non ho nessun problema nei confronti di Anselmo Perotti, si ammetto oggi. Faccio delle scelte mie che possono essere più o meno condivisi, come magari fa il direttore. La domanda sul ballottaggio non gliela facciamo? No, anche perché noi siamo i terzi che arriveremo secondi per battere il primo. Quindi insomma, puntate alla vittoria al primo turno? Se non al primo turno, magari al ballottaggio puntiamo alla vittoria.